Allora, cose di oggi. Oh, cose di oggi. Vediamo un po'. Allora, c'è la festa di Halloween che devo andare. Sono indeciso tra ZZ Top, che favorito. Conosciamo tutti ZZ Top, canzoni come Give Me Some Loving, tu, 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 tu. I'm a rough boy, tu, tu, I'm a rough boy, tu, 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 tu. Ten, 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 ten. È venuto uguale, Poi stamattina non so cosa è successo, ma mi sento diverso. E My Name is Earl. My Name is Earl come costume non è tanto difficile. Bisogna comprare dei jeans, che tra l'altro io non ho un paio di jeans a casa, È da anni che non li indosso. Poi devo comprare la maglietta a quadrettoni d'americano, la magliettina da tenere sotto, poi non so, poi allora poi c'è tutto. Oh, il caffè. Ma guarda sto pesaro, ho fatto un'inversione a U proprio qua. Allora, parliamo di cose serie. Ieri su Facebook c'era uno, che non facciamo il nome, solo il cognome, Binetti, che era tutto felice che Ahmadinejad è andato all'ONU a parlare dell'11 settembre, che ci sono i complotti e patapim, patapam, tutto contro gli USA, no? E lui tutto felice, applaudiva, brava, sei migliore. E invece magari poteva anche aver detto delle cose giuste, ma lui lo fa solo perché è contro gli USA, quindi non si può applaudire uno così. Poi lui non è che viene da un paese fantastico, l'Iran, dove tutto funziona bene, dove tutti sono felici. Insomma, come diceva Coso, quello là, non mi ricordo, quello del film, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Invece no, arriva lui che non capisce un cavolo, dove nel suo paese non ci sono diritti civili umani, non ci sono la parità dei sessi, ma non a livello estremo, ci sono ancora delle leggi del tipo le donne devono portare il velo perché altrimenti promuovono l'adulterio. E in più, questa è vera, l'ho letta, non è che me la stai inventando, che non c'entra niente, aumentano il rischio dei terremoti. Cioè le donne col velo abbassano il livello di terremoto. Senza velo ci sono i terremoti. Questa non l'ho capita neanche io, comunque c'è scritto così. Poi, una donna che fa l'adulterio, cioè una donna che fa l'adulterio può essere uccisa dal marito, il marito si prenderà un'ammenda. Per il contrario invece, se una donna vuole denunciare il marito che è andato con un'altra, deve avere quattro uomini testimoni che testimoniano che questo è vero, altrimenti non funziona. Poi così, tutto questo, poi povertà, tutto quanto, poi censura, poi c'è, non che molto lontani, non so, tutto quel casino che è successo in Iran, che censuravano, non si poteva, la polizia in motocicletta con i no, quello era tutto a posto. Basta che arriva il primo pirla che dice gli americani fanno cagare, c'hanno degli affari un po', tutti felici, basta, adesso aspettiamo che Vanna Marchi esca dal carcere per dire la sua riguardo l'11 settembre, e poi Vanna Marchi è la migliore telebonista del mondo, anzi io direi Vanna Marchi politica, io non lo so. Bye.
detto questo, poi ieri ho visto il servizio delle Iene, che secondo me non è tanto giusto. Comunque loro facevano, aspetta, mi gratto il naso, loro facevano vedere che la gente piglia le droghe non tanto per il gusto della droga, aspetta, c'è la polizia, non tanto per il gusto della droga, ma per l'effetto placebo, diciamo, il prendere la droga, siccome è trasgressivo, allora già sta bene. Allora fa vedere che le Iene Viviane è andato in giro a, cioè la complice, insomma, a offrire finta cocaina, che è zucchero, mannite, gesso, soda caustica, insomma delle cose che non fanno niente, vabbè, zucchero, mannite più che altro, e dopo la gente la pigliava. Però secondo me secondo me è sbagliato il concetto, perché te non è che puoi dare a nessuno niente, no? E poi se uno, mettiamo, è allergico allo zucchero e muore per colpa tua, oppure che so, uno proprio quel giorno lì aveva promesso a tutti che smetteva di drogarsi, poi arriva uno e te la faccio provare gratis e non, per colpa tua non si fa più, per colpa tua non smette più, e allora secondo me non poteva. Poi tra l'altro in America penso che ci sia, in Italia non so. Comunque, ad esempio, se te vai a fare una rapina in banca con la pistola, ti danno 175 anni di prigione, da voi forzati. Però, se vai a fare una rapina in banca con una pistola finta, te li danno lo stesso, perché la gente pensava che era vera, invece era finta, però viene conteggiata come un'arma vera, da quello che mi ricordo che ho visto. Quindi, se te dai la droga finta, a meno in America, potresti essere condannato come se l'avessi data per davvero, quindi è un reato. Comunque ho visto quel servizio, molto bello. Poi ho visto il servizio, vabbè, la polemica scoppiata tra Lele Mora, che Lele Mora è un bel ragazzo, io non capisco tutto, dove sta tutto sto male, è bello, magro, ha la faccia simpatica. Poi è Fabrizio Corona, no? Poi ieri sera se c'è notizia ha detto che non è vero. Però secondo me Fabrizio Corona l'ha fatto per i soldi. Poi ovviamente dice, ma guardate le case, il mutuo. Sapete quanto spende Fabrizio Corona per il mutuo? $40,000 al mese. Anzi, 40.000 euro al mese. Ma che casa c'ha? C'aveva una casa da $5 milioni, non so io. Per avere 40.000 euro di mutuo al mese. Poi non lo so. Poi guardavo sulla ABC, c'è un programma nuovo che fanno, che si chiama Che cosa faresti? Allora fanno tutte candy camera sociali per vedere la gente cosa farebbe in queste situazioni. Allora ad esempio c'era una donna che va dentro uno Starbucks con il bambino e dopo un po' inizia a allattarlo in pubblico, che a parte 2 o 3 stati americani, tra cui lo Utah, che sono un po' scemini, allora aperta parentesi, in Utah una cosa che non capisco, è pieno di mormoni, la religione mormona, che poi tra l'altro i mormoni, il vero nome dei mormoni sarebbe la chiesa di Gesù e degli ultimi anni, una roba così. Comunque la loro religione permette la poligamia, no? Però in Utah è vietato la poligamia. Quindi stamattina facevo intervistare una famiglia dello Utah che 20 mogli, non lo so, allora è un reato. Ma se la religione lo permette, poi in Utah sono tutti così. Poi in Utah sono molto conservatori, meglio non andare in Utah a vivere. Vivono proprio, questi qua di queste confraternite religiose vivono male, tutto senza tecnologia, un po' come gli Amish. Ma gli Amish giù dalla pianta, ancora col carretto vanno in giro. Comunque
Secondo me la poligamia non me ne frega niente, è reato, non capisco perché deve essere reato. Tipo matrimonio gay non si può fare, però non è reato, invece la poligamia proprio è reato. Non ho capito. Comunque tu sei prendi in tonda. Dicevo. Dicevo che mi sono dimenticato tutto. Allora, stavo dicendo, Striscia Notizia, poligamia. Ah sì, ok, entra questa qui nel bar di uno Starbucks e si mette a lattare, no? Allora vedevano se la gente si scandalizzava o no. Allora, parte 2, che ha detto, ma queste cose fai a casa tua. Il barista era complice, diceva, vai via. Comunque tutti l'hanno difesa, ok. Poi hanno fatto lo stesso esperimento con una nera e l'hanno cacciata, no? E anche lì, l'hanno difesa. Anzi, anche delle persone bianche. E quindi in America il razzismo non c'è. È tutta una cospirazione, soprattutto dalla parte dei neri, che loro pensano di. Loro mi mettiamo. Non trovo lavoro perché i bianchi sono razzisti. Non è vero! Te dici così, pensi che i bianchi siano razzisti, però alla fine i bianchi ti amano. Michael Jackson, poi non vi dico cosa ho scoperto su Michael Jackson, ma delle cose impressionanti. Allora, perché sono andato con questa qua a Tampa e lei è una super fan di Michael Jackson, allora mi ha spiegato tutto. Punto 1, Michael Jackson. Proprio questa anch'io pensavo, no? Michael Jackson non gli piaceva essere nero, voleva diventare bianco. Fine della storia. Uno schifo, si incontra i neri, sono razzisti. E invece no! Michael Jackson aveva una malattia che lui da bianco, infatti è una malattia vera, che e infatti spesso si vedono dei neri che hanno delle macchie bianche. È una malattia, non so come si chiama. Comunque lui c'aveva questa malattia. Infatti a volte durante i concerti. Quando il trucco scendeva si vedeva che c'aveva proprio delle macchie, oppure anche sulle magliette, sulla pancia, sotto la maglietta. E c'è un sito che si chiama MJ Vibe, mi ha detto, che ci sono le foto ed c'aveva sta malattia. Quindi ci sono due opzioni per combattere: o ti trucchi e ritorni un po' nero, o prendi delle medicine per combattere la malattia, oppure dici fa culo, se devo diventare bianco, allora aiuto la malattia, almeno buonanotte. Quindi questa storia che Michael Jackson voleva diventare bianco perché non voleva essere nero era proprio una bufala. Sono rimasto male, perché chi è che lo sa sta cosa? Nessuno lo sa. Poi vabbè, mi ha detto le cose lì dei bambini che erano tutte cose, ecco, sì. La madre di uno di questi bambini che poi ha cercato di era tutta una cosa per spillare soldi a Michael Jackson, perché poi nel processo si è notato che la donna aveva fatto sta cosa qua anche con un casino di altre compagnie, eh. Era andata da non mi ricordo, ma ha detto dei nomi famosi, e quindi secondo me alla fine Michael Jackson era un po' strano, però tutto questo processo qua era più che altro fatto per spillarci soldi e buonanotte. E quindi Michael Jackson è un santo. E basta. Poi l'ultimo show che doveva fare lo volevano fare anche in 3D. È perché la gente quando deve scaricare un CD, gli artisti se vogliono fare i soldi fanno i concerti. Perché fare un concerto è sempre una stronzata. Vai in piena piazza, metti su 4 chitarre e finito, no? Ma che ci sono preparazioni, un casino di soldi da spendere, autorizzazioni, poi ci vuole roba innovativa, non è che è facile fare un concerto. E invece, ma la musica deve essere gratis. Poi poi comunque quel programma sull'ABC, c'era quello, c'era quello, ah, puzzola, mi gratta il naso, non so come mai.
c'era quello. Poi ci facciamo vedere una mamma che si incazza con i bambini e dice: allora ritornatevene a casa a piedi. E allora tutta la gente dopo si ferma. Ma poi addirittura alcuni proprio quasi assalgono la madre. C'era uno che si lancia: ehi, cosa fai? Così poi chiama la polizia. Ecco, infatti questa cosa qui, adesso non ho visto tutti gli episodi, magari ci sono anche di più tragici, tipo uno in mezzo alla strada che sta morendo, vedere se lo aiuto, perché speriamo benissimo che in Italia non ti aiuta nessuno, lo fa vedere sempre al telegiornale spesso, l'uomo ha preso calcio e pugni in una piazza con tutta la gente che guardava e nessuno è intervenuto. Non so, io questo che seguo dal TG1, che TG1 dice sempre la verità, e poi non è di parte. Siete voi di parte che pensate che il TG1 sia di parte, in realtà il TG1 non è di parte, è neutro, neutrale. Poi niente, no? Facciamo vedere quello, poi ne hanno fatto vedere un altro, tipo c'è un litigio tra un uomo e una donna, e la donna... mi gratta il naso, non so come mai. E la donna c'ha la faccia tutta col sangue, fanno vedere che hanno fatto un litigio, no? Allora dentro un ristorante, allora moltissimi si alzano, ehi, c'è qualche problema, andiamo fuori, così così, no? Allora così, la gente interviene. Mi gratta il naso, non capisco come mai. Poi, prossimi kayak. Allora, prossimo sabato niente, relax, devo ancora provare il ring flash che mi è arrivato, fare delle foto macro col flash. Poi il sabato dopo vado a pesca. Poi il sabato dopo vado a Cipola Riva, che ci sono delle caverne vicino a Talessi. 4 ore di macchina per arrivarci, che palle. E si sta in campeggio 3 giorni. Poi domenica devo andare in un hiking vicino qua, Sempliciotto. Poi Halloween, al 30 devo andare a Halloween. Il 23 c'era un Halloween party con Ciusca e Robert che mi avevano invitato, però non posso andare perché devo andare a Cipola. A Cipola River, vicino a Talessi, sono le grotte. Poi andiamo dentro le grotte, ci perdiamo nelle grotte. Molto bello. Tutto molto bello. Sono primo, porca puzza. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti!